Buongiorno, sono ancora Vilma di Simply Good. Oggi prepariamo un carpaccio di sedano e mele di qualità Alto Adige con una crema al formaggio. Iniziamo con le mele. Abbiamo qui le mele già lavate e lucidate. Io uso sempre le mele con la buccia, perché la buccia, ovvero la parte sotto la buccia, contiene tutte le vitamine. Sarebbe peccato perderle. Le mele sono costituite per l'85% da acqua e si prestano molto anche per le diete. Inoltre, contengono tante sostanze nutrienti per il nostro corpo, come i minerali. In più, sono molto dissetanti. Ecco, prima di tutto togliamo il torsolo. Io di solito taglio la mela a metà e poi a quarti. Tolgo tutto il torsolo. Ora tagliamo la mela a fettine. Prendiamo del succo di limone. Lo cospargiamo sulle fette di mela. Questo serve per non far scurire la polpa. Prendiamo ora una padella per tostare i pinoli. Non ci serve l'olio perché i pinoli, già di per sé, contengono del grasso, perciò non occorre altro grasso. Bisogna far molta attenzione perché i pinoli bruciano facilmente e una volta bruciati i pinoli diventano amari. Ecco, i pinoli ora sono belli tostati. Li versiamo in una ciotola. Nella stessa padella di prima prepariamo la crema di formaggio. Ci serve il mascarpone che mettiamo in padella. Facciamo sciogliere un po' e aggiungiamo il latte. E quando il mascarpone si è sciolto del tutto, come vedete, aggiungiamo il formaggio Montemaria. Facciamo sciogliere il tutto. E ora aggiungiamo alcune erbe e spezie, come il prezzemolo tritato, un po' di cannella in polvere. Non troppa, la cannella ha un sapore molto intenso. Ora prendiamo l'aglio. Non c'è bisogno di sbucciare l'aglio quando lo si preme, perché la buccia rimane dentro il pressa aglio. Che profumino! Quindi saliamo. Attenzione con il sale, perché il formaggio Montemaria è già abbastanza salato e anche l'aglio dona molto sapore. Quindi usate il sale con parsimonia. Potete aggiungerne anche dopo. Una spolverata di pepe. E lasciamo raffreddare. Nel frattempo prepariamo il nostro carpaccio. Ecco il nostro sedano, è già tagliato a fette. Dunque, le fette vengono disposte a forma di tegole. Parto con il sedano, poi una fetta di mela. Qui non ci sono limiti alla fantasia, ognuno può preparare come gli piace. Ecco fatto, il carpaccio è pronto. Adesso andiamo a formare il nostro gnocco di formaggio. Lo posizioneremo al centro del carpaccio. Uso un mestolo che ho oliato precedentemente. Ora proviamo a posizionare lo gnocco, nel modo più bello possibile, al centro del carpaccio. Passiamo dunque alla decorazione. Prendiamo i nostri pinoli che abbiamo tostato prima e cospargiamo il tutto con i pinoli. Poi prendiamo un po' di prezzemolo per guarnire. Anche qui, fate come piace a voi, io lo metto sempre così. E alla fine l'erba cipollina. Qui in effetti si può variare molto. Io prendo queste mozzarelline di qualità Alto Adige, che vado a posizionare sul nostro piatto di antipasto. Ed ecco pronto il mio carpaccio di sedano e mela altoatesina con crema di formaggio. A voi tutti, buon appetito!